4 candidati per sostituire Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea. A Fiesole, vicino Firenze, si è tenuto un primo dibattito tra i candidati degli attuali principali partiti. Un dibattito però più simbolico che altro, perché con l'europea alle porte la composizione del Parlamento potrebbe cambiare con l'ingresso dei sovranisti. Garantire la sicurezza dei cittadini è una sfida di tutti, dice il candidato del Partito Popolare. Ecco perché sono a favore della creazione di una sorta di FBI dell'Unione Europea. Impossibile non parlare del tema dei migranti. Dovremmo invitare i membri del Consiglio Europeo per chiedere di spiegarci perché non sono in grado di riformare il diritto d'asilo in Europa, dice il candidato liberal-democratico, perché è su questo tema che c'è una vera crisi. La crisi della classe media è al centro del discorso del candidato socialista. È inconcepibile che grosse compagnie facciano miliardi di euro di profitti in Europa senza pagare le tasse. Dobbiamo cambiare questo punto immediatamente. Dobbiamo assicurarci che le entrate della classe media crescano e crescano subito. Mentre la candidata dei Verdi parla ovviamente di ambiente. Andiamo a votare tenendo presente il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei giovani che non possono votare ma che hanno dato un segnale molto chiaro. Sono scesi in strada in migliaia a Roma, in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, in tutto il mondo per dire che vogliono salvaguardare il pianeta in cui vivono.